Sarà l'anno del violino per Pietrasanta in Concerto, 16ª edizione del Festival Internazionale di Musica Classica, diretto dal maestro Michael Gutmann. 10 serate dal 22 al 31 luglio. Location principale resta l'iconico Chiostro di Sant'Agostino. Una serata dedicata al tango sarà invece in Piazza Duomo. Novità assoluta, la trasferta dedicata alla lirica italiana sul palco del Teatro dell'Olivo di Camaiore. Arriveranno i più importanti musicisti del mondo, da Renaud Capuçon a Maxime Vengerhoff, da Salvatore Accardo a Laura Gorna, fino allo stesso Michael Gutmann, alla straordinaria Jin Zhao con il suo violoncello e il grande flautista Andrea Griminelli. È l'anno del violino e anche l'anno Pietrasanta come crocevia della musica e della cultura. Siamo ospiti del Festival di Gerusalemme, Festival della città d'Odessa, siamo ospiti dell'orchestra Menuhin da Svizzera, da tanti artisti che vengono dal mondo. Il festival è stato presentato dagli organizzatori insieme alla Fondazione Versiliana e all'amministrazione comunale. Di nuovo fianco a fianco il sindaco Alberto Giovannetti e il presidente Alfredo Benedetti, che hanno raggiunto una tregua dopo lo strappo e le dimissioni lampo di pochi giorni fa. Pietrasanta in Concerto resta confermatissima nel cartellone cittadino. Ci stiamo anche cercando di sottoscrivere una convenzione per i prossimi 3 anni, e questa credo che sia anche una novità importante per la città e per lo stesso maestro Gutmann, che almeno trova una continuità.